Sfilettiamo le acciughe. Innanzitutto riconosciamone la freschezza. Le acciughe sono pesce azzurro e facilmente deperibile. Quando l'acciuga è molto fresca, è sicuramente turgida, molto lucente e deve presentarsi intatta. Se un'acciuga si presenta così, con le interiora che quasi fuoriescono, potrebbe essere sinonimo di poca freschezza sicuramente, oppure è stata a lungo nella cassetta, è stata semplicemente schiacciata dal peso delle altre. La prova del 9 per riconoscere la freschezza dell'acciuga è quando andiamo ad aprirla per sfilettarla. Le interiora non devono puzzare. Quindi il pesce fresco non puzza, sa di mare, deve avere un gradevole sapore di mare. Per sfilettarla, rimuoviamo la testa, poi con il dito incidiamo la parte del ventre, andando proprio a sentire bene la lisca centrale, rimuoviamo l'interiora e poi se vogliamo mantenere la codina, stacchiamo la lisca e la rimuoviamo dalla carne in questo modo. Dopodiché le mettiamo a bagno in acqua e ghiaccio per 15-20 minuti a seconda anche della grossezza delle acciughe per depurarle bene dalle impurità e far perdere tutto il sangue. Poi le prendiamo e le stendiamo su carta assorbente per farle asciugare bene. Proviamo una seconda acciuga. Allora, stacchiamo la testa, rimuoviamo l'interiora, sentiamo bene la lisca centrale. E voilà, e la mettiamo a bagno. Non c'è due senza tre. Se poi vogliamo fare un servizio completo, proprio pelo e contropelo, stacchiamo anche la pinnettina superiore, che a qualcuno può dare fastidio. A questo punto i filetti si separano un pochino. Facile, vero?